Buon pomeriggio da Luigi Falqui e Elisa Ranas, si affrontano la costa orientale sarda della Guidonia, sono i sedicesimi di finale della Coppa Italia Serie D, partita secca quella che sta per cominciare con le squadre che sono già verso il centro del terreno di gioco. Ha fatto un ottimo lavoro adesso De Montis, prova l'imbucata per Pina con la testa Giordani, arriva comunque a Loia, può provare a farsi pericolosa la Cos col pallone in mezzo. Pina tra l'altro tocca con deviazione, calcio d'angolo alla fine, pallone lento, fase offensiva invece diventa una difesa 3, qui il regalo a Tunkara che prova a poi incrociare col mancino, ha chiuso troppo, addirittura ha raso terra, può tranquillamente controllare la Loia. De Montis in appoggio di prima per Pina, stavolta a destra, prova a passare Pina, bella giocata con l'incrocio. Facile per Guerrieri bloccare, però ancora Guidonia a provarci, bella imbucata questo per Tunkara, tutto solo, Tunkara, incredibile, se lo mangia Tunkara, la posizione era buona. A testa allontanare De Montis, ci prova di prima, è partito con quell'idea, su quell'anticipo. Musso. Nuovo movimento di Tunkara, ancora regolare Tunkara, saltato Sciascia, toccato, calcio di rigore. E allora occhio al cartellino che è giustamente giallo. Sciascia va verso il pallone, non verso Tunkara. Il fischio è arrivato. Tunkara, immobile Sciascia, avanti il Guidonia, 0-1 Alisa Ranas al 19° del primo tempo. Freddissimo Tunkara, Sciascia ha deciso di non dare nessun indizio, nessun aiuto, la tocca Tava in pressione su Sfano che si tiene davanti a Loia, vede la porta, Guerrieri la lunga via, finta di De Montis, Ladu, Guerrieri ancora si allunga, questa volta in calcio d'angolo, lui non si chiude questo 1-2, poi calzone, ma diventa un regalo per Aloia che cerca la forza ma non trova la porta, rimessa dal fondo, sta calciando la cosa adesso, resta schiacciata, prova a approfittarne Guidonia, la testa di Cardi per Tunkara che deve girarsi, calzone, passa, due finte, poi il mancino sul fondo. Pisedo, dare una mano in avanti, De Montis di prima, interessante, secondo palo, lui la tocca, prova a evitare che il pallone esca, ci riesce, può ancora giocare la Cos che ha iniziato attaccando, Morlando, cross di prima, Aloia, palla cresta lì, De Montis, alla fine allontana buono, se l'è cavato il Guidonia, Aloia chiama il movimento, Pisedo da solo fino in fondo, bella giocata, tesa per Aloia, la conclusione a rete, ha segnato Pinna. Ha iniziato col turbo la Cos questo secondo tempo, grande azione personale di Pisedu, Pinna puntuale, la messa dove neanche un ottimo Guerrieri poteva arrivare ed è 1-1 Alisa Ranas, pensa anche a metterla in mezzo, poi riflette, cambia soluzione, Ladu può pensare al tiro, lo prova, Guerrieri, ancora Guerrieri a mettere in angolo, dopo un inizio molto molto complicato nel secondo tempo in cui ancora la Cos è lì in attacco, Atta si gira col mancino, Guerrieri questa volta può bloccare, cross morbido, Sciascia si allunga con i pugni, calzone, deviazione, calcio d'angolo, deviazione di uno tra Ladu e Aloia credo, De Montis dall'altra parte, c'è già Sartor che la vorrebbe di testa, Sartor appena entrato, il suo primo tocco è un tiro in porta di testa, palla fuori non di molto, prova a prendersi spazio fino in fondo, arriva il cross per Santoro, l'ultimo tocco è suo, la palla a fine va morbida e larga, arriva il cross di testa Severnini, la palla si impenna, ce l'è a lottare con una spinta che mette la fine a questa partita e infatti si va al calcio di rigore 1-1 fino a qui. Ladu contro Guerrieri, il primo calcio di rigore. Ladu incrocia, 1-0 Cos.
ha intuito Guerrieri, ma nulla da fare su questo pallone. Calì contro Sciascia, spiazzato Sciascia, 1-1, parità perfetta dopo il primo giro. Un altro sforzo in questa partita per il 76. Spiazzato Guerrieri, freddissimo Pinna. Avanti nella serie 2-1 la Cos. Baiona ha fischiato. E para Sciascia. E ancora una volta una legge crudele del calcio. Entri per battere il rigore, ma poi lo sbagli. Il primo errore della serie è del Guidonia e di Ardizzone. Sartor, da una parte il pallone, dall'altra Guerrieri. Più due Cos. Musso contro Sciascia. Musso incrocia, battuto Sciascia. E Guidonia resta vivo. Davanti 3-2 la Cos. Lento lui, forse poco deciso, para Guerrieri, resta avanti la Cos, ma Spinosa avrà la chance per rimettere tutto in pari. Tutto ancora apertissimo. Spinosa, centrale, spiazzato Sciascia, parità, e Guidonia c'è. De Montis all'incrocio, dove non poteva mai arrivare Guerrieri, che aveva intuito, ma lì non si arriva. Rossi contro Sciascia, e anche Rossi la mette all'incrocio, si va avanti. Santoro, quasi ad aspettare il movimento di Guerrieri, rincorsa brevissima, sempre più pressione chiaramente gli uomini del Guidonia. Sfano, una via di mezzo tra un piattone e un cucchiaino, che spiazza Sciascia, che manda avanti la serie. Derbali contro Guerrieri. Derbali all'angolino, gran rigore questo, forte e fin di palo anche quando la partita si è complicata. Adesso questa responsabilità, e anche lui non sbaglia e si va avanti. Non finisce mai qui a Lizarranas. E para Guerrieri, e adesso il Guidonia ha l'occasione per vincerla. E Sciascia quasi ci arriva, ma la palla è dentro, vince ai calci di rigore il Guidonia, finisce la corsa della Sardegna, la Coppa Italia Serie D, in una serie lunga di calci di rigore, in una partita giocata alla pari dalla Cos.